Per far ripartire il porto di Ravenna serve un'ampia convergenza tra istituzioni, aziende e operatori di settore ed è questo in primis l'obiettivo al quale puntare. È questo quanto è emerso da Mare Terra, l'iniziativa di Legacoop Romagna dedicata proprio al futuro del porto, tenutasi questa mattina a Palazzo Rasponi a Ravenna. Oggi si parla del futuro del porto, un porto di Ravenna che negli ultimi mesi ha avuto sicuramente una fase di rallentamento. Oggi se ne parla con una platea anche molto ampia, molto allargata, per capire quali devono essere le strategie future e cosa vogliono gli operatori innanzitutto. Innanzitutto gli operatori vogliono che si riparta con forza e come sistema. Ognuno di noi non può fare niente di efficace nella dimensione della costruzione del progetto ferro, acqua e ruote e gomma che attorno al polo logistico di Ravenna si può costruire di dimensione nazionale ed europea. È un sogno questo? Io credo di no. Se ognuno di noi ci mette un pezzo, le istituzioni per affrontare i temi delle infrastrutture, tutti noi per portare avanti un progetto industriale che abbia nel porto una parte fondamentale del progetto stesso, io credo che possiamo dare un contributo importante per uscire da una stagnazione, chiamiamola così, che il porto di Ravenna davvero non merita per la specializzazione che può offrire. Senta, come mondo delle cooperative, cosa chiedete alla politica e cosa chiedete in questo caso al nuovo presidente dell'autorità portuale, Daniele Rossi? Noi gli chiediamo di essere il regista di un tavolo che ci consenta di alzare il livello dell'azione, perché il progetto lanciato anche dalla precedente presidenza era, per quel che mi riguarda, corretto. Io credo che noi abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che tiene la regia ma che non pensa di fare tutto e di essere l'unico soggetto capace di creare la nuova fase di sviluppo. Io credo che insomma nel nuovo presidente, per le parole che ho sentito, nel nuovo sindaco, per le azioni che ha già messo in moto, ci siano le condizioni perché questo avvenga. Noi siamo a disposizione sia nella dimensione territoriale, per quel che mi riguarda anche nella dimensione regionale del nord Italia, a dare un contributo perché il porto di Ravenna ritorni ad essere un nodo centrale dello sviluppo dei nostri territori. Ma innanzitutto il porto ha bisogno di collaborazione fra gli attori che sono impegnati nel porto, quindi fra pubbliche amministrazioni e operatori portuali. Poi ha bisogno di collaborazione e di integrazione fra operatori portuali e ha bisogno di infrastrutture. L'altra cosa della quale ha bisogno questo porto è una nuova visione strategica, cioè dove andare a prendere i traffici, come prendere i traffici, e questo è un po' il punto, insomma. Certo, sarà anche un po' il punto di partenza del lavoro che dovrà fare il nuovo presidente dell'autorità portuale. Assolutamente sì, il presidente Rossi è entrato in carica da pochissimo, ma da quello che abbiamo potuto capire è già entrato dentro la materia, sta lavorando secondo noi molto bene e noi siamo interessati, come Sapir, a lavorare con lui nell'interesse del porto. Allora, intanto la riforma delle autorità portuali e della legge che regola i porti adesso è operativa con le sue conseguenze, quindi è stato nominato il nuovo presidente dell'autorità portuale. Adesso il compito principale ce l'ha lui, che è quello di riprendere i progetti di approfondimento dei fondali e di cominciare a lavorare per rafforzare quella catena logistica che sta dietro il porto, perché i problemi di competitività non sono sul costo in banchina, che è più competitivo rispetto a quelli del nord Europa, sono sui costi che vanno dall'arrivo della nave fino alla consegna della merce al cliente finale. Bisogna rafforzare i sistemi logistici e su questo, anche in seguito alla riforma, i presidenti delle nuove autorità di sistema hanno responsabilità e competenze che devono poter esercitare.